Buonasera, buonasera, bentrovati. Serata conclusiva di questo dodicesima edizione del Festival Passaggi. Iniziamo questa serata con le premiazioni. La prima è per un lungo impegno, una premiazione ai volontari di Passaggi Festival, quindi chiedo di salire sul palco il direttore Giovanni Belfiori. Buonasera. Direttore, buonasera. Paolo, buonasera. Grazie per essere qui anche stasera, la giornata conclusiva di Passaggi Festival, e direi di chiamare subito la prima premiata. La prima premiata. Questo è un premio che noi abbiamo dato per la prima volta nel 2022 a Domenico Alfano, a Fabrizio Bartolucci e a Emilio Ferrara, che adesso non lo vedete ma è qui da queste parti, lì sotto, per 10 anni, eravamo nel 2022, per 10 anni di impegno, di volontariato a Passaggi Festival. Oggi premiamo addirittura una persona che di anni, quest'anno ne fa 11, abbiamo saltato il decimo dell'anno scorso, ed è Carolina Iacucci. Carolina è bravissima. E lo sappiamo. È la persona che quando noi dobbiamo leggere un libro in un giorno, uno o due giorni al massimo, un giorno, e ci deve fare una sintesi, lo diamo a lei e lei immediatamente scrive tutto. È la persona che scrive, non tutte ma quasi tutte veramente, quasi quest'anno tutte, le motivazioni per i premiati. Quando sentite leggere la motivazione nel diploma è lei che le ha scritte. E ci sono stati dei premiati, io ricordo diversi premiati, che proprio ci hanno chiesto chi avesse scritto la motivazione, perché sono dei piccoli capolavori letterari quelle motivazioni. Quindi a Carolina consegniamo adesso, nelle mani del direttore che lo consegna, così fanno la foto insieme, l'attestato per i 10 anni di impegno dentro Passaggi Festival, e c'è poi un buono, Paolo dai pure tu, il buono te lo consegno di io, grazie. Librerie Coop che offre. Grazie, allora io volevo ringraziare te Giovanni e Ludovica per tutte le cose che mi avete insegnato, e tutti i ragazzi dello staff che per me sono una famiglia, perché io sono quasi nata con questo festival, l'ho visto crescere, l'ho visto cambiare e io sono cresciuta e cambiata con il festival. L'emozione è bellissima. Grazie. Grazie, grazie. Sì, ci si vuol bene nel tempo, eh. Carolina è davvero una ragazza eccezionale, credetemi. Quando c'è qualche problema che riguarda la scrittura e la parola, lei è la persona giusta per risolvere. Ok, la prima premiazione l'abbiamo fatta per i volontari, adesso proseguiamo su quelle che sono anche le attività del festival. Un'attività importante che si svolge durante tutte queste giornate sono quelle dei laboratori per i bambini. Quest'anno verrà conferito il premio intitolato ad Elisa Mascarucci, e quindi chiedo di salire sul palco la famiglia di Elisa Mascarucci, Jacopo e Gianfranco. Jacopo è il Jacopo fratello, è il fratello di Elisa, e Gianfranco è il papà. Si stanno apprestando a salire. Contemporaneamente chiedo che salga la responsabile dei laboratori, anche lei una delle nostre volontarie, Maddalena Palestrini. Jacopo, buonasera, benvenuto, grazie. Sta arrivando anche il signor Gianfranco, eccoci qua. Buonasera, Maddalena è arrivata. Ciao Maddalena, buonasera. Il premio viene conferito al laboratorio intitolato Rotolando, colorando e programmando alla scoperta dell'informatica. Viene conferito all'Università di Camerino nelle persone della prorettrice professoressa Giulia Buonacucina, l'ideatrice del laboratorio, la professoressa Barbara Re, e la dottoranda Jessica Piccioni. Eccoci qua. Quindi io consegno l'attestato a Maddalena, che lo consegna insieme alla famiglia di Elisa nelle mani della professoressa, della dottoranda. Eccoci qua, così fate la foto di gruppo. Questo è l'attestato che viene conferito all'Università di Camerino, l'università che ci segue ormai da diversi anni, vero direttore? Ci fa compagnia in tante di queste manifestazioni che facciamo, dai laboratori ai calici di scienza, quindi è veramente un piacere premiare voi, anche a voi, e questo lo consegno io,
il buono delle librerie, Coop. Una sì. Parola. Beh, innanzitutto un ringraziamento a tutti voi, perché per Unicam è un onore essere qua, è un onore partecipare e contribuire a questa bellissima manifestazione, a questo bellissimo festival culturale. È bellissimo perché diffonde la cultura per tutte le età, da 0 a 99 anni, con tutte le attività che ci sono, e quindi grazie ancora e grazie, saremo a voi. Ben felici di continuare a contribuire. Bene. Grazie. Grazie a voi, voglio dire semplicemente che Camerino è con noi dal 2017 e non solo fanno tantissimi laboratori straordinari, ma appunto curano la rassegna La scienza sotto le stelle, una rassegna di divulgazione scientifica e di presentazioni librarie, e curano gli affollatissimi calici di scienza che sono le nostre conversazioni alla sala scientifiche. Da te. Grazie. Grazie. Un saluto alla famiglia. Allora, io voglio... Jacopo, voglio chiudere questa piccola premiazione con un ricordo di Lisa Mascarucci, che noi quest'anno abbiamo scelto di intitolare a lei il premio, a questa ragazza fanese scomparsa prematuramente. In due parole, chi era Elisa? Ah, era matta stronca. Sì, perché era piena di positive. Grazie. Ci tengo a ringraziare insomma Giovanni per questo bel gesto, perché è stato estremamente spontaneo, non per nulla costruito, quindi ancora più bello. Quindi grazie a tutti, grazie a questo bellissimo evento per averla ricordata. Grazie. Grazie Jacopo e grazie Gianfranco. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Buonasera, arrivederci. Grazie Maddalena. Grazie. E arriviamo all'ultima premiazione. Sì, l'ultima. Che è una premiazione che riguarda chi la città vive e quindi l'ambito del commercio. È la premiazione del concorso Le vetrine di passaggi, che si svolge da qualche anno. È in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti di Fano. Chiedo di salire sul palco all'assessore del commercio Alberto Santorelli, che l'altra sera è stato uno di coloro che ha letto le motivazioni. Buonasera Alberto, benvenuto. Il microfono ce l'ho io. Allora, premiamo subito, e quindi sono i finalisti. Terzo classificato, Angelica Cruz. Prego. Mentre sale, mi è stato chiesto di ricordare e di ringraziare la libreria Mondadori per la preziosa collaborazione che ha avuto insieme al negozio di Angelica Cruz. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti. Secondo classificato, Ottica Valentini. No, rimaniamo qui così facciamo poi la foto di gruppo. Ottica Valentini, secondo classificato. E primo classificato, Lover. Sta salendo la titolare, quindi applauso al primo classificato per il premio 2024 alle vetrine di passaggi. Alla titolare viene anche aggiunto, come alle precedenti premiazioni, il buono Librerie Coop. Foto di gruppo, direttore. Sì, mentre loro fanno la foto di gruppo, la facciamo... Cioè, diciamo che quest'anno il tema non era facilissimo, allestire, no. È vero, una vetrina sul tema l'errore e l'artificio. Ci sono riusciti in maniera brillante, devo dire grazie a Bacedo, che ha realizzato, avete visto quei robottini che sono in tutte le vetrine, ecco, li ha realizzati per Passaggi Festival Bacedo, quindi voglio ringraziare e mi voglio anche scusare per quelle attività commerciali che non sono riuscite ad avere il robottino perché li avevamo terminati, quindi l'anno prossimo ne faremo di più del simbolo. Ne faremo di più. Molti di più. No, approfitto anch'io per ringraziare veramente i commercianti che si sono messi in gioco e hanno aderito a questo evento. Dicevamo in questi giorni l'importanza del coinvolgimento della città e delle attività economiche. I grandi eventi devono far lavorare tutta la città, le attività economiche, quindi il vostro appoggio, il vostro apporto anche di idee artistico alla manifestazione è sicuramente molto importante e fa piacere a tutti. Quindi grazie a voi e a tutti coloro che hanno partecipato. Più robotini, il prossimo anno sarà un'altra cosa, quindi va bene. Bene, grazie di nuovo. Angelica Cruz, Ottica Valentini e Lover. Assessore, grazie. Alla prossima. Le premiazioni sono terminate. Prima di iniziare l'incontro di questa sera, vogliamo ricordare chi comunque
è sempre anche stato vicino e ha sempre avuto un occhio d'attenzione nei confronti del festival e sono i consiglieri della Regione Marche. In modo particolare vorrei invitare sul palco il vicepresidente della Commissione Cultura, Marta Ruggeri. Buonasera. Buonasera a tutti. Più che un saluto, ci tenevo sinceramente a fare un caloroso ringraziamento a Giovanni e nella sua persona a tutta l'organizzazione di Passaggi Festival, ai numerosissimi volontari senza i quali questa manifestazione non sarebbe in piedi, agli sponsor e anche alle amministrazioni sia comunale che regionale che giustamente devono fare la loro parte, perché la risposta calorosa di questo pubblico di Fano con le piazze e ogni location sempre piena dimostra che non solo c'è grande affetto, grande attenzione, ma soprattutto c'è la qualità di un festival culturale che riesce a far arrivare la nostra città e le sue bellezze non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Quindi va sostenuto assolutamente per la sua valorizzazione, per il suo sostentamento, e parlo naturalmente di risorse finanziarie. Come avete saputo, da parte della Regione c'è una sensibilità comune che travalica ruoli e appartenenze. E io come vicepresidente della Commissione Cultura mi sono anch'io fatta carico negli anni passati, come farò in prima persona per il futuro, affinché il futuro di Passaggi sia sempre più roseo e più forte. Quindi un grazie sincero, buona serata. Purtroppo siamo per noi spettatori all'ultima serata, però ci vediamo l'anno prossimo. Buon divertimento, grazie. Marta, grazie a te per l'impegno e l'amicizia che ci hai dimostrato in questi anni. Grazie. Grazie, grazie mille. Sì, la lasciamo qui. Ringrazio tutti e buon proseguimento. Grazie direttore.